Alessandro Nora vince il Telimar Palermo 14-7. Nei primi due tempi un quinto che riusciva a stare in scia, a portarsi quasi a ridosso del pareggio, poi secondi due tempi invece in cui gli ospiti hanno avuto la meglio. Che cosa è successo? La partita è stata davvero così divisa in due? Ma sicuramente i primi due tempi siamo stati bravi a rimanere in partita, anche avendo subito un parziale di 3-4 gol. E dal terzo tempo in poi non siamo riusciti più a, insomma, stargli al passo, sbagliando cose sia in attacco che in difesa, che poi hanno fatto sì che ci fosse questo gap di differenza. Anche questa volta tante espulsioni, un po' come la gara giocata in casa del Lanzio. Come mai? Metro arbitrale troppo severo, quinto che non sia ancora adeguato, cosa si può fare per limare questo, chiamiamolo, difetto? Ma sicuramente questo è il metro arbitrale di quest'anno che abbiamo visto fino ad ora, quindi sicuramente lo dobbiamo prendere come un dato di fatto e lavorare su questo aspetto anche a livello mentale per evitare di subire espulsioni facili in giro per il campo. Detto questo, l'importante è comunque continuare a lavorare sugli aspetti tecnici e tattici per portare a casa le partite. Fra poco una trasferta ostica in casa di una squadra che conosci bene, sarà un allenamento poco più, come ci si approccia a questo tipo di partite? Ma sicuramente lavoreremo forte in vista di anche la partita in casa del Salerno, quindi quella di Brescia sarà sicuramente una partita dove dovremo provare certi automatismi senza però aver paura di affrontare una grande squadra, quindi andremo là per fare il nostro meglio, poi vediamo.